esercito la responsabilità, la direzione del settore scuola e pallavolo, non è un caso perché sono le mie radici qui da loro proprio come partenza, e voglio dare però due indicazioni importanti e una novità. Intanto il progetto, cioè quello che la Pallavolo ha pensato di fare per i più piccoli. Nel nostro slogan, partito 3 anni fa, e trovate nella comunicazione Kinder, abbiamo pensato che il bambino dovesse crescere insieme al peso del pallone e all'altezza della rete, cioè rendergli più vicina alla pallavolo, renderla più facile per lui. Non trascurando però un elemento importante che era quello proprio della formazione del bambino, sia in senso motorio che psichico, quindi dando tutta una serie di indicazioni e con un risultato importante e grande, quello di aver toccato circa 10-12 mila scuole in Italia e circa 1.300.000-1.400.000 bambini, formando circa 6 o 7 mila insegnanti delle scuole elementari e altrettanti delle medie. Lo studio è andato avanti, devo ringraziare per questo Pittera, che è qui con noi, che ha tutta una storia dietro di formazione fino alla grande nazionale dei fenomeni, Pedata, Ligas, che sono gli altri autori, e in parte il libro che poi ho scritto anch'io, chiedendo al Consiglio Federale l'autorizzazione, perché la mia storia fa parte del mondo scientifico. Abbiamo pensato di fare questo percorso per ricondurre questi bambini su una strada importante all'interno della scuola, perché abbiamo un pensiero nella testa, che se l'intervento forte, questo devo ringraziare la Ferrero che ha sponsorizzato l'evento con un impegno molto importante, toccare la scuola significa riuscire a toccare tutti i bambini, anche quello meno abbienti o socialmente disagiati. Cioè, nostro compito è quello di dare, è vero, cercare anche dei talenti, ma l'idea era quella di dare a questi bambini la possibilità e un'opportunità. Cioè, bambini spesso gli si tolgono tante cose nella vita che c'è oggi, quello che non va tolto assolutamente, perlomeno è un sogno, no? La possibilità di sognare. Noi siamo andati nelle scuole per incontrarli e per fare questo percorso. La competenza e la passione che tutto lo staff, lui in testa, ha messo in quest'evento fa sì che siamo sicuri del risultato finale. Sarà una giornata memorabile di grandissimo coinvolgimento di tantissime persone, di tantissimo divertimento dei bambini e di grande soddisfazione da parte delle società dell'intera provincia. Grazie. Perché se siamo qua, ci siamo qua perché tanti anni fa eravamo bambini e qualcuno pensava a noi. Ed è molto bello in questa società, con tutte le contraddizioni che ha, vedere che qualcuno sta pensando a loro e che domenica ci riappropriamo, perché noi siamo dei bambini adulti, ci riappropriamo di Via dei Fori Imperiali per far giocare i bambini, perché i bambini sono i protagonisti e in questa città spesso si fa fatica. Io proprio da questo tavolo sentii qualche tempo fa nell'insediamento Alessandro Cochi dire: mi occuperò di attività giovanile e di bambini. Io l'ho preso in parole e glielo dissi. Dico: guarda, se verrò rieletto, la prima cosa che dobbiamo fare è riportare questa città a misura di bambino, perché una città a misura di bambino è una città mondiale, una città europea. Non lo dobbiamo fare solo per finto vanto, ma dobbiamo esaltare chi fa tanto lavoro, lo fa a scuola, lo fa a casa con i genitori e le famiglie, perché non è un mestiere facile fare il genitore. Noi vogliamo in qualche modo essere un supporto come federazione, grazie anche a tanti amici che hanno messo la loro cultura, i loro soldi e i loro momenti strappati alle famiglie per poter essere qui oggi. Sono stati vicinissimi e questo mi ha consentito di arrivare, anche se all'ultimo momento col fiato sospeso, a poter fare una manifestazione che sia una manifestazione e non un evento sponsorizzato. Gli sponsor che stanno qua domenica saranno a disposizione dei bambini e solo a questa condizione sono qui come sponsor, altrimenti avremmo fatto come al solito da soli, perché non vogliamo assolutamente rischiare il serio col faceto, come si diceva un tempo. Vogliamo che invece vada avanti il messaggio dello sport per tutti quanti, perché noi a Roma abbiamo bisogno di costruire una Roma sportiva che non sia solo calcio, che non sia solo Champions, e che se in un momento c'è la Champions non riusciamo più a fare attività perché non c'è più lo stato di mare. Però ringraziando Dio c'è poi un delegato allo sport che comprende il problema e facciamo diventare stadio più bello, perché è uno stadio mondiale, Via dei Fori Imperiali. Guarda caso, in un momento poi particolare, perché questa è la grande coincidenza poi culturale dello sport e che riesce veramente ad affratellare tutto, il momento in cui c'è un mondiale di nuoto, il momento in cui ci sono sempre momenti particolari di politica sportiva e non di sport della politica, che è ben qualche cos'altro,
cioè far capire comunque anche che il messaggio è che lo sport è un valore universale che non può essere trattato in forma politica. È stata una cosa complessa, siamo arrivati, siamo lì dalle 0:30 di domani sera. Uno staff e comincerà a montare i campi, ci saranno gli stand, ci saranno dei villaggi, ci sarà tutto quello che serve per rendere più bello il mini volley. Intorno alle 6 del mattino sarà terminato il lavoro di allestimento, poi alle 9 si comincerà a giocare. Alcuni dati che ha già dati Simona, 70 campi, circa una proiezione tra i 2.000 e i 2.500 bambini, si giocherà, come diceva Paolo Pasqualoni, sui nuovi campi, un'idea che unisce tecnologia, ricerca e anche passione, sui nuovi campi della Kimber. Ci sarà un villaggio della Chevrolet con la Little Champion, con un punto di aggregazione molto interessante che unirà anche lì tecnologia, bambini e questi campi bellissimi della Kimber. Noi saremo tutti lì, perché poi conta sì l'organizzazione, conta anche cosa si prefigge questo grande avvenimento, quello di fare un po' da primo traino per i mondiali del 2010 e da, a stretto ridosso ricordava Andrea, anche il Beach Tour, il World Tour ai Fori Italico, ma se non c'è il cuore e la passione sono le muse ispiratrici di chi ama lo sport e i bambini, i nostri bambini incarnano in pieno questi concetti. Grazie, ci vediamo domenica con l'Imperiale a partire dalle